Dopo 5 lunghi anni di interrogazioni, sudore e professori corrotti, hai finalmente un diploma in mano e stai scegliendo il tuo percorso universitario. Devi sapere un po' di cose al riguardo prima. Benvenuti in Università. Effetti collaterali. Se opti per la nobile arte di salvare vite umane, preparati perché anche dopo solo un mese ti chiederanno cose del genere. Ehi amico, da una settimana ho un grappolo di emorroidi incredibili, puoi darmi un'occhiata? No, guarda, sto studiando solo da un mese, quindi non... Oh mio Dio, copriti, ti prego! Cioè, in pratica sei la versione svogliata di un ingegnere. Non fa ridere. Ok, scusa. Cioè, fammi capire, tu in pratica costruisci razzi spaziali. Ma è una figata! Beh, tecnicamente quella è ingegneria aerospaziale. Peccato. Eh già. Vabbè dai, ma avrai la figa che ti piove addosso, cioè, figata! Sì. E quindi sai fare le metanfetamine, come Breaking Bad. Sì, infatti poi al momento dell'iscrizione ti danno anche il camper, proprio per iniziare poi a lavorare. Ma seriamente? Poi dicono che c'è crisi. Cioè, in pratica tu studi il come risparmiare, giusto? Beh, non esattamente, cioè... Ah, ho capito, sei quello che dai resti la cassa. Esatto, esatto. Lo sapevo. Scusa, ma perché non hai scelto medicina? Beh, per fare psicologia devi fare medicina. Oddio, ti prego, copri quelle emorroidi! No, che figata, quindi se commetti un crimine puoi farti da giudice da solo. Sei mai avvocato? Vabbè, la stessa cosa, sempre delle già stiamo a parlare. Dai, seriamente, che hai scelto poi? Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo dappertutto, soprattutto ai vostri amici che stanno per intraprendere l'università, per fargli capire quanto sarà dura. Quindi vi ringrazio per tutte le iscrizioni e per aver continuato a vedere per aver continuato a vedere i miei video anche durante l'estate, che non ho fatto praticamente una ceppa sul canale. Vi chiedo umilmente scusa, vi voglio bene e ci vediamo al prossimo video.